appunto tutte queste cose. Mi serve un altro sacchetto perché non ci sta tutto quanto. Sacchetti preparati, ora possiamo andare. Vai, vai. Qui qua è bravo. Io ho la roba. Lo so che per alcuni di voi potrà sembrare una stupidaggine, però io sento e percepisco questa cosa e mi sento di dirvela. Nonostante io abbia visto Michele solo ed esclusivamente una volta nella mia vita, ovvero la scorsa volta in cui l'abbiamo trovato completamente a caso, mi sono già in qualche modo affezionato a lui e ovviamente alla sua storia. Quindi sia io che Nanda ci impegneremo fino all'ultimo per cercare di dargli in qualche modo un aiuto concreto, un aiuto che possa farlo ripartire, un aiuto che gli possa dare una seconda possibilità in questa vita che è anche stata troppo spregevole nei suoi confronti. Anzi, voglio chiamare Nanda e chiedergli se anche lui è riuscito a mettergli da parte qualcosa, non so, qualche vestito che magari non utilizzava più. Ciao Daniele. Oggi finalmente torniamo da Michele. Io sono contento di rivederlo, eh. Ma guarda la faccia lui, eh. Ogni giorno, cavolo. Comunque ti volevo chiedere, io ho messo da parte un po' di vestiti, un po' di cose. Tu sei riuscito a trovare qualcosa? Sì, anch'io ho un sacchettone con un bel giubbottone pesante, un paio di scarpe, due jeans, due felpe, più o meno. Ah, boh. Perfetto. Ok, 5 minuti sono da te io comunque, poi andiamo a fare la spesa. Va benissimo, ok? Ciao. Ma secondo te lo troviamo oggi? Questa abbia paura, l'ho detto anche prima. Sì. Immagini che andiamo là e non lo troviamo. Anche perché, come ti ho detto, in settimana mi ha chiamato con un numero sconosciuto. Ci ha contattato telefonicamente durante la settimana, utilizzando un altro telefono, ed effettivamente lo sentivamo leggermente preoccupato, probabilmente perché pensava che non saremmo mai ritornati da lui. Quindi ha chiesto ad una persona il telefono, perché ciò non funziona. Mi ha chiamato e ha proprio la voce. La voglia di vederci, ci aspettavo. Mi aspetta. Io ho detto che ero alle 11:30, sì, sì, ancora mi aspetto ragazzi, quindi ci provo a cercare. Noi abbiamo cercato, Massimo si sono stato nel corso. Secondo me con tutte le delusioni che ha avuto con le persone che ha incontrato, per tutti i territori che ci dicevano che non tornavano, secondo me magari non penso che lo potremmo fare da me. No, non perché non si fidi di noi, ma semplicemente perché le persone gli hanno dato questa dimostrazione. Certo, sono delle carte denti qua mangiati, diciamo, povero. Quindi non può assolutamente mangiare né cose troppo dure e dolci. Quindi per forza prendiamo riso, due casse d'acqua almeno. Frutta, secondo me ci sta, banana, sì, dai, prendiamo banana, arance, non so, un po' di latte magari, no? Sì, un po' di latte, sì. Ma anche robe tipo, secondo me la focaccia se la mangia, cioè nel senso sì, robe... tipo pane, esatto, cosa del sì. Genere, sì, sicuramente se la mangia. Dato che è una situazione che comunque non mi è mai successa, non so nemmeno neanch'io che cosa prendere esattamente, perché uno può dire, ah, portategli del cibo, ma in realtà una persona che non cura la propria igiene orale da così tanto tempo ha dei problemi belli grossi alla bocca. Sì, quello sì, non può masticare. Non può masticare, è come se non avesse i denti sostanzialmente, ce li ha ma è come se non li avesse. Bagno schiuma, quelle cose. Sì, me lo sono scritto anch'io, bagno schiuma, magari un deodorante, sai che lui ha detto che gli piace tenersi pulito. Sì. Tra l'altro l'ho già mostrato prima, ma tu non l'hai ancora visto. No. Ovviamente l'ho messo in carica tutta la notte, quindi gliel'ho già aperto, anche se è nuovo. Oh, telefono, bravo. Almeno questo è indistruttibile, quindi non so usare internet, tanto l'importante è che lo utilizzi come sveglia e come chiamata e basta. Tra l'altro ho letto che con sto telefono la sveglia suona anche se è spento, quindi potrebbe risparmiare batteria spegnendolo di notte, gli suona comunque. Questo è il problema di ricaricare il cellulare. Capito? Non c'è una scheda. Ma vabbè, lo vedo con gli occhi, ma... Però non so attraversare. Cos'è sta roba? Uno smartphone? Navigatore. Navigatore? No, praticamente serve per andare in cassa. Ah, ok. Spari direttamente, poi paghi e esci. Dove siamo arrivati? Non bene questo. Eccole, mele troppo dure. Vero. Praticamente mi stai dando lo spuntino protetto. Figo, eh? Ti pensavo di mancia magari. Così vai in cassa già sai quanto fa. Sì, sicuramente è certo, bravo. Eccole qua. E forse la figata. Sì, sicuramente un bel pacchetto grande. Latte preso, sì, prendiamo un po' di tonno, prendiamo direttamente le scatolette grosse, no? Sì, questo qua, 4, 5, olio, sì, prendiamo una bottiglietta d'olio, non si sa mai, magari mi dà quel gusto in più, dai.
Il sale glielo prendiamo per sicurezza? Il vino meglio di no, no, visto che non ha questi vizi e tu lo porti sulla brutta strada. Io. Una rovine e una normale. Alla fine è così, eh? Sì, tipo, sì, sì, devo prendere una. Queste sono dure. Sì, quando uno, quello lì, proprio quello bianco, classico, è molto morbidissimo. Proprio io voglio lo schiumo. Bello grande, così gli basta. Non è anche uno shampoo, dai. Si vede che è tua mamma che ti va a fare la spesa. Ah, qua ci sono gli shampoo, da sì, questo va a fare. Shampoo illuminante. Vabbè, shampoo illuminante, dai, shampoo. Questo è l'odorante. Sì, va benissimo. Ah, Dada, mi è venuta in mente una cosa. Lui l'altra volta ci aveva detto che gli piaceva prendere il giornale, prendiamoglielo. Sai che ci ho pensato anch'io quando ho visto il video. 27 novembre oggi, perfetto. No, una della Gazzetta che almeno parla di sport, non si sa mai che gli piace qualche sport. E il Corriere che parla di notizie in generale. Il sale, bravo, va benissimo. Il riso è fondamentale. E poi vabbè, l'acqua giù. Io gli prendo anche questo. Due rotoli di carta, sono sei. Va benissimo. Un peccato non posso mangiare altre cose? No, tipo cioccolato, noce, no, perché gli dà un sacco di energia. Ma si spaccano i denti un po'. Vai anche dove ci sono le mutande, quelle cose, perché ovviamente non è che se le avevamo a casa. Allora quelle. Ah sì, perfetto. Guarda qua. Ce ne ha? Cinque. E dei calzini volevo prendere. Magari questi sono anche un po' più grossi. Senti, sono perfetti questi 39-42, eh? Dai, prendiamo questi. Va benissimo questi. Due paia. Ah, sono bravi. Dada, mi hai rubato la carta. Oggi io non ho questi stessi muscoli, eh. Adesso ci stiamo dirigendo verso l'ospedale in cui abita Michele. Ci mancano 30 minuti e saremo là. 4 minuti e ci siamo. Stiamo arrivando. Oh, stiamo arrivando. Ormai questo ospedale abbandonato lo conosciamo come le nostre tasche. Meglio di casa nostra. Ragazzi, stiamo per arrivare all'ospedale e Dada ha ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto. Pronto? Sì? Sì. Alcuni ragazzi impegnati nell'esplorazione di questo ospedale abbandonato ci hanno chiamato per conto di Michele chiedendoci esattamente dove fossimo. Ah, ok. Ah, dilli, guarda, che stiamo arrivando. No, non ti preoccupare. Va bene, ciao. Grande Michele che ha trovato una persona in esplorazione. Esplorazione, gli ha chiesto il telefono. Gli ha chiesto il telefono per chiamarci, non ci posso. Ci sta aspettando perché siamo un po' in ritardo rispetto all'orario che gli avevamo comunicato. E qua ci sta aspettando. Incredibile. Questa chiamata ricevuta, raga, cioè siamo quasi arrivati. Manca un minuto, ve lo giuro. Manca un minuto. E lui ci ha chiamato adesso. 20 minuti, vabbè, così arriviamo. Sorpresa. Esatto, effetto sorpresa. Siamo arrivati davanti all'ospedale, ma per la prima volta siamo proprio entrati con la macchina per capire se c'è un posto più vicino dove lasciarla. In quanto abbiamo un sacco di cose da portare. Capendo se possiamo mettere in un altro punto, non sai di no qua. Ottimo qua. Sì. Ah, perfetto, se non sbaglio era là dove abbiamo parlato l'altra volta. Dai, Anne, Michele. Comunque abbiamo pensato per ora di lasciare tutto in macchina, vediamo esattamente dove si trova, perché può darsi che queste persone l'abbiano trovato anche in un altro punto, eh. Non è detto che sia lì proprio dove sta lui. Nel momento in cui troviamo Michele, torniamo qui e prendiamo la roba. Questo posto non ci spaventa più, ma a me sembrava qua, però sai che è tutto uguale. Sì, era qua, eravamo qua, esattamente qui. Ecco. Vieni, Michele! Guardalo. Quindi li ha beccati là sopra, ha beccato i ragazzi là sopra, dove ci ha beccato anche noi. Gli ha chiesto il telefono e ci ha chiamato. Grande, numero uno. Sarà contentissimo l'anno. Ma dove arriva? Lì scuro. Alle spalle, senza che se ne accorgiamo. Esatto. Non vedevo. Ecco. Non vedevi. Veramente? Male. Come male? Esatto. Che è successo? Ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo incontrato Michele, ha provato a contattarmi. Sì, 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 gli avevamo detto che venivamo oggi, ma non credevi che arrivassimo. Come mai sei triste oggi? Mi è passato una settimana di merda per me. Che è successo? Che è successo? Domenica sono andato al signore che gli l'ho detto prima. Ah. Mettiamo un po' di telefono. Aspetta, che adesso dobbiamo prenderti un po' di roba. Aspetta, adesso parliamo con Carlo. Ma cosa è successo? Non ho capito. Adesso... Cosa è successo? Ti dico la fine della storia. Io essendo come sono,
Io dovevo andare a portare la roba per dare un soldino, non posso andare più. Quello non te ne deve più fidare, quello non è un problema. No, Daniele, no. In che senso non puoi andare? Non puoi entrare più a portare 20 ghiche, mi sembra. Perché? Non ti fanno andare? Perché dici che sei un ladro, la persona dove lo porto è io la roba. A te ti hanno detto che sei un ladro? Non mi può dire 100% che io devo essere di questa zona, per favore. Se lui vedi il filmato che me lo metti, dici che tu sei un ladro. Non venire più qua, io non posso andare più di fare un soldo. Okay. Lui mi può dire, perché io tutta la settimana non sono andato ieri, ve lo giuro mio figlio. Non appena l'abbiamo incontrato l'abbiamo trovato in estrema confusione. Erano due i problemi principali che ci voleva comunicare, ma non sapeva esattamente come dirli. Il primo ve lo spiego ora, il secondo tra poco. A tutti quanti abbiamo capito che seppur Michele vive in queste condizioni, è una persona estremamente onesta. L'unico modo che aveva per cercare di racimolare qualche spicciolo era quello di girare l'ospedale abbandonato in cui vive in cerca di ottone. E dove lo trova questo ottone? Lo trova ad esempio nei termosifoni che sono stati completamente distrutti. Non appena raccogliamo un po' di ottone lo portava da una certa persona che lo ripagava con un po' di soldi. Ecco, ci tengo a sottolineare questa cosa. Michele è una persona così tanto onesta che si sente in colpa di aver fatto una cosa del genere, reputandosi purtroppo un ladro. Cosa che abbiamo cercato di fargli capire che non è. Dato che nessuno lo tutela, dato che nessuno lo aiuta, in qualche modo deve pur vivere. Lui per come fatto ha deciso di non andare a rubare, ha deciso di non commettere rapine, ha deciso di non fare nulla di tutto ciò. L'unico modo che aveva per rimanere in vita, per comprarsi quel poco cibo che riusciva a permettersi, era quello di portare dell'ottone a questa persona. Tu ti fidi di noi due che ti vogliamo dare una mano o no? Non ho capito questa cosa. E allora questo dell'ottone, tu non ti devi fregare niente. Ci pensiamo noi, ti devi fidare. Tu non devi pensare a come vivere all'interno di questo posto, devi pensare a come uscirne da questa situazione. Ho capito, ma come vivo questi giorni? Adesso ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Aspettaci un attimo qua e andiamo un attimo in macchina e torniamo subito. So che è difficile perché magari delle persone non sono neanche più tornate, però se siamo tornati è per darti dimostrazione che siamo qui per aiutarti. No. Hai capito? Devi fidarti di noi due. Io mi fido. E allora non ti devi preoccupare, Michele. Dai, stai tranquillo. Stai tranquillo. L'unica cosa che devi capire però è che questa cosa dell'ottone, che giustamente ti serviva finora per vivere, certo, questa cosa non ti servirà più, perché ci stiamo pensando a noi a queste cose, capito? Non è che ti diciamo una cosa e poi veniamo qua e ti abbandoniamo. Noi vogliamo darti una mano. Hai capito? So che vivere questa vita ti porta anche a non fidarti delle persone, però se siamo tornati per darti una mano... Riccardo, non sono riuscito mai a parlare con nessuno. Cerco di evitare le persone. Ho capito. Non è male che hai parlato con noi, va? Vedila così. Ma cosa devo fare? Anche ma ascoltami, ma vuoi fare questa vita per quanto ancora? Spiegami. Vogliamo cambiarla, provare a sistemare questa situazione? Se continui in questo modo non riuscirai mai a questa vita, purtroppo. Ma come faccio a vivere questi tempi? Parlando con il peccato mi ha detto, mi chiedevi una cosa buona, va bene, ma... Tu come vivi in questo tempo? Dove vai? Piano piano adesso ti raccontiamo tutto, quello che siamo anche riusciti a recuperare in questa settimana, come fare documenti, cose del genere, perché ovviamente ci siamo informati. Papà mia, buono, guarda, mi piacerà a lui. Cosa ti hanno detto? Io ho raccontato la mia storia. Ok. Lui mi ha detto, Michele, ok, non lo conosco, non l'ho visto mai nella mia vita. Dov'è che si trova il consolato? Nella via Ginesi. Ma qua vicino, quindi? Qua, vicino. No. Per fiera. Ah, ok. A me non mi frega che vado con la bici, non mi interessa un cazzo. Okay, infatti. Sono tornato qua, sono andato al vecchietto, al signor Sergio. Mi ha detto, non te lo do, non te lo do. A quel punto io gli ho raccontato tutto a lui. Guarda come ho incontrato due persone che... Michele non ti deve fare vedere che tu abiti lì. Il secondo problema era questo. Michele conosce una certa persona abbastanza anziana che si chiama Sergio, e questa persona ogni tanto lo aiuta. Lo aiuta a comprarsi del cibo, dell'acqua, delle medicine, quello di cui ha bisogno. Sergio, non conoscendo me ed Adda, ha convinto in qualche modo Michele a ritenere che noi fossimo delle persone che lo volessimo imbrogliare in qualche modo. Cosa ovviamente non vera, ma capisco che Sergio abbia detto a Michele questa cosa solamente per proteggerlo. Lui non sa chi siamo noi due. Non sai che vogliamo darti una mano. Sono tornato, Riccardo, non trovavo una cabina, chiamavo lui. Okay. Sono tornato ancora a quarto, già lo pioveva, sono tornato la sera, tutto un bagnato, si deve credere. Ma io ci credo quello che mi dici. Io ho paura adesso di vivere.
Perché sono un ladro. No, non sei un ladro, smettila, Michele. Michele, sono tutti che ti vogliono aiutare, in primis noi due. Tu non ti devi preoccupare, devi solamente fidarti, ti chiedo questo. Io mi sono fidato oggi quando ho visto, è quasi 11, non potevo più accendere il telefonino. Non arrivano più. Ma figurati, noi te l'abbiamo promesso. Ho detto vado che non canto la mia. Non sono le persone che hanno. Ma certo, abbiamo capito quello, l'abbiamo capito. Guarda che la gente ha visto che sei una brava persona. Anche l'altra volta tu avevi paura, invece che prendevi quell'ottone che prendeva dentro. Ma paura di cosa? Ma stai scherzando? Non sei un ladro, Michele. Tu sei una persona onesta, devi capirlo. Non devi se sei onesta, quando qualcuno ti vedi e ti dici io un ladro. No, Michele, se io ti avessi reputato o definito ladro, non sarei tornato qua. Avevo capito che persona sei, ti vogliamo dare una mano, capito? Ci dai questa possibilità almeno di darti una mano? Certo, se io non parlavo non dicevo la verità, io avevo detto la verità. Perché lui si colpevolizza perché prende quelle due cose di ottone che si trovano qua in giro, le porta non so dove e gli danno quei due tre spicci in cambio. Allora per lui essere ladro. Sì, ce l'ha raccontato comunque. Non vuol dire niente, cioè figurati. Come fa a vivere una persona? Nessuno lo aiuta, nessuno lo tutela, cosa devi fare? Michele, aspettaci un secondo che torniamo subito. Abbiamo parcheggiato la macchina là. Si capisce, cioè non vuole fare del male a nessuno comunque. Poverino, questa volta. Mamma mia, guarda. Sì, gli facciamo vedere tutto quello che avevamo portato. Che cosa diceva? Come fa a vivere questi giorni? Che bello che ci sono persone sì, per sì, che sono brave, che aiutano queste persone in difficoltà, molto umane. Okay. E questo signore, poverino. Gliela portiamo giù proprio a sto punto. Tenerezza. Come fa a portare giù? Si vede che è una brava persona. Siamo sorpresi. Poi bisogna sempre aiutare le persone in rifiuto. Fa freddo adesso, figurati stasera veramente. Non bisogna mai lamentarsi, mamma, di quello che sia. Magari noi abbiamo una bella casa, sì, abbiamo da mangiare, abbiamo il riscaldamento, la luce. Poi magari ci arrabbiamo se non ci potevo comprare per dire se non ci possiamo comprare un pacchetto di patatine. Ma chi se ne frega? Guarda la gente come vive, capito? Vieni qua, quindi dai. A volte possiamo far meno delle cose nostre e dare alle persone che serve. L'importante è quello. Come quando è servito a noi, che mamma stava un po' di lavoro, che ce la siamo passate male. Poco male, stavamo per strada perché avevamo sempre una casa, tutto quanto, non c'è mai mancato da mangiare. Quello no, però quando mamma è stata con poco lavoro, non è che potevamo stare benissimo. Lui ci ha dato due adesso siamo bene, ovviamente loro, quindi se possiamo aiutare persone, controllare in base magari ecco c'è una piazza Bologna, c'è una signora come lui che lei non vive in strada, però è completamente a posto, sta seduta in un angolo e chiede i soldi. Io ogni volta che passo da là e lascio i soldi, perché mi fa tenerezza, che non c'è lavoro, ho provato a portarla sul lavoro mio, ma il capo non lo vuole. Non sembra che abbiamo trovato un lavoro per lei, cerchiamo di aiutarla, capito? E questa è una buona cosa. Bisogna solo parlare di quello che può succedere, quello che può cambiare. Esatto, quello che possiamo fare assieme, bravo. Non devi più essere così. Cioè, anch'io nel mio piccolo aiuto sempre qualcuno che sta in difficoltà, capito? A volte non è che lasci 5 euro e sei contenti, a volte ti devi fermare con le persone, ci devi parlare, le lasci sfogare, lei mi ha raccontato tutta la sua storia, della sua vita. Quando io passo magari mi fermo 5-10 minuti, un quarto d'ora, metto là a parlare con lei, non me ne importa se è una che sta a chiedere l'elemosina, capito? Che è vero, famoso, però è vero, quello aiutare per forza. Bravo. No, per forza, cioè. Se c'è un cuore li aiuti. Non sapevamo esattamente cosa c'è, cioè, un cuore e l'aiuti. L'aiuti per forza. Non può non fare come la vende così, cioè. Tonno, guarda qua, ti abbiamo preso un bel po' di tonno qua. Lì ci sono le uova che l'altra volta ci hai detto che le facevi. No, queste le mangi, sì. Tu hai
siamo andati un po'. Siamo andati un po'. La sensazione, a memoria, in base a quello che ci avevi detto, insomma. Guarda qua, qua ci sono 5 paia di mutande. Tieni, dai. Michele, tranquillo. Calzini. Vi ricordo nuovamente che se avete il piacere di partecipare ad una raccolta fondi dedicata interamente a Michele, vi lascio qui sotto il link in descrizione e basta semplicemente cliccarlo. Grazie a tutti quelli che parteciperanno. Shampoo, bagno schiuma, così un po' di olio. Un po' di olio, non si sa mai, te lo vedo qua. Quello è olio di semi, no? Ma io l'ho visto e credo di mangiare quello. Poi, guarda qua, questo qua è fresco, devi mangiarlo in questi giorni. Dai, e anche degli affettati. Affettati, se vuoi farti mettere il tiri sopra anche quelli. E lo giro mio figlio. Queste cose non le ho toccate. Adesso almeno ti togli questo piccolo sfizio, dai, l'importante è quello, no? E un po' di altro lo faccio avere. Con questi io devo tirare 3 giorni. E adesso quando ho visto questo qua, il Dio santo costava 1,60 euro e morita 2,40 euro. Ah, è aumentato? Aumentato il prezzo? È troppo, Ricciardo, non sono un pirla, come mai questi prezzi salgono così? Vuoi metterlo dentro il sacchetto? Se non hanno pagato la bolletta non vuoi, vuoi anche per il frigo. Finalmente, finalmente ci fai la battuta. Finalmente. Questa settimana, ve lo giuro, ho passato il più peggio dei miei anni. Ho sentito quando mi hai chiamato preoccupato. Dio, buono, Daniele, guarda. Mi stava sempre qua, perché questo, perché come? Ma chi sono quelli? Mi disposto così. Ma perché ha paura questo di noi? Non paura di voi, Michele, ma tu sei solo, ti arriva, ti ammazza, non ti muovi. Ah, hai preso fare per quello, guarda. Preso i ferri per proteggersi. Vi ricordate che Michele è stato convinto da Sergio a ritenere che io Dada fossimo delle persone poco raccomandabili? Michele, ascoltando questi consigli, si è portato, poverino, dei ferri, dei pezzi di ferro all'interno della sua abitazione per in qualche modo eventualmente difendersi. Io stavo bene, io con te avevo, anche adesso ce l'ho. Il coraggio di fare il corso, ce l'ho il coraggio. Un braccio di ferro? Anche se tu hai 30 passati, io ce l'ho il coraggio. Ma guarda che lui c'ha un braccio bello grosso, Questa qua è un mano però, metti un po' la. Ma guarda, la mia mano è. Toccala, no, toccala. È dura, E questo devi tenere di mano per noi. Esatto. Ma se tu non ti fai vedere il documento, come se sei tu? In che senso? Ma sei un po'. È diventato un po' di sotto. Alza, sei stato un po' così 3 anni che qualcuno veniva a rifiutare. Cioè, sì, tu, lui ce l'aveva detto, che magari delle persone non tornavano nemmeno, giusto? Che non ti sono facendo delle prove, ma io non sono andato a chiedere. Ma gli altri non ci ha chiesto niente, non ci ha chiesto niente. Niente, non c'è chiesto. Stiamo noi aiutando. Appunto. Perché io ci potrei essere modesto, di dirgli la verità, quello che sono. Ascolta Michele, dai che andiamo su che ti spieghiamo un po' la situazione. Fatemi capire, perché avete detto che avete un amico poliziotto. Sì, è un nostro caro amico. Che abbiamo chiesto per i documenti. Esatto, gli abbiamo chiesto informazioni su come fare. Allora, siccome tu... Possiamo andare su. Sì, andiamo su un attimo. Sì, andiamo su. Ricomincio come spiegare. Con la paura, un po' per dire, ce l'ho paura. Michele, l'unica cosa è mille volte sopra, perché questa è la mia vita, è la mia protezione. Sì. Ma non ti fa male così direttamente a contatto con la pelle? Ma se lo metto in bocca per i denti, per il dolore, questa è meno scherzo. Ah, ok, metti per non sentire proprio il male. Io mi devo proteggere. Sì, ma. E di proteggere ancora vicino a me. Qui purtroppo sono rimasto allibito da quello che ho visto. Michele utilizza l'alcol sia nelle mani, ma se lo spruzza direttamente in bocca per anestetizzarsi le gengive e i denti, in quanto prova continuamente e perennemente un dolore fortissimo. Un secondo qui, prendiamo una roba qua. Mamma mia, signore. Ma i denti lo sappiamo, Lo sappiamo che fa male. Porca miseria. Però fa più male. Ma che debito, Michele, non è? Devi ripartire la tua vita, quello è l'importante. Guarda, c'hai felpe, magliette, giubbotti, pantaloni, anche mai usati, C'è un bel giubbotto, scarpe, 3 paia ti ho messo qua dentro. Scarpe nuove. Sai cosa ti abbiamo preso anche? Che l'altra volta ci hai detto che da un po' che non lo leggi. Di oggi? Guarda qua, Gazzetta, non so se ti piace lo sport, però... Ti piace? Che sport ti piace? Il calcio. È grande. Sono stato più forte, come lo penso io, di Pirlo. Che squadra tifi? In base alla tua... Piccola, però pulita. In base alla tua risposta decidiamo se andarci o meno. Che squadra tifi? Fiorentina. Ah, vabbè, dai.
bravo, dai. No, 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 d'accordo, era stata una merda. È stato un giocatore bravissimo. Si chiama Battistuta, Gabriele Battistuta. Battigol. Qua hai tutte le robe che ti servono. Quando ti senti niente, oggi vado a leggere subito. Aspetta però, abbiamo anche questo, e questo è fondamentale. Siccome il telefono non ti funzionava, abbiamo preso questo. È un telefonino nuovo, ma il telefonino in realtà è un modello vecchio. Però questo qua è perfettamente funzionante. Puoi mettere anche la sveglia, puoi mettere tutto quello che vuoi e ti riusciremo a raggiungere con questo. Questo serve solo per chiamare, mi dici chiami quando c'è qualche problema. Ti dico una parola, non l'ho detto forse a nessuno. Spero che mi guarda quello che fa. Quando io riesco ad avermi un soldo nel mio tasco, io vi ripagherò quella che mi ha. Non devi ripagarci io. Primo, quelli 20 euro che mi ha. No, Michele. No, te lo giuro, no, se non lo accetto mai più. Non ragioniamo così. Dobbiamo sollevare la discussione. Una merda. Tu c'è, l'altra volta comunque ci hai fatto capire che vuoi comunque ripartire. Quando ho visto questo video che ho. Appunto, è bravo. Ho trovato qualcuno che ti desse una mano con te. Giuro. Vedi, siccome la tua SIM era piccola, ti abbiamo dovuto prendere anche l'adattatore perché sennò non entrava in questo telefono. Adesso lo accendiamo e vediamo se funziona tutto. Vai, bravo. Bravo, grande. Ok. Mettigli l'ora esatta. Sono le 13.34. Chiama il tuo numero, adatto, vediamo. Dai, ti chiamo qua, vai. Vai, perfetto. Sì, sì, ti sento. Ok, ciao ciao. Questo dice ciao. Giusto. Blocca, bravo. Ecco, per bloccare schiaccia questo. Ok? Ok. Quello in mezzo. Quindi si blocca un po' le. Capito? Praticamente, come ti dicevamo prima, noi conosciamo il nostro amico che lavora in polizia. Siccome anche noi non sapevamo come farlo, l'abbiamo chiamato subito. Basta che si lega al suo consolato. Mm. E se non sbaglio è proprio a Milano, il consolato rumeno. Ah, a Milano. Quindi chiederanno i suoi dati, non ha bisogno di una residenza, non ha bisogno. Non c'è, anche se è un senza tetto va bene comunque, se è un senza dimora va bene comunque. Certo, certo, va bene comunque. Ha fatto i controlli che le abbiamo detto prima, perché lo devono fare per lavoro, capito? È giusto così. Non è che su due informazioni, sulla tua patente scaduta, quelle cose. Siccome tu non hai mai avuto un documento italiano, mai. Non mi sono permesso. Certo, per forza bisogna andare al consolato o meno, quello bisogna per forza certo, fare. Certo, perché ora io lunedì sono andato. Il fatto è che dobbiamo prendere appuntamento e ci andiamo assieme. Andiamo con la nostra macchina, certo. Capito? Quindi adesso, siccome oggi non possiamo chiamarlo perché il sabato e la domenica è chiuso. Lunedì mattina chiamo, mi faccio dare due informazioni, magari mi danno proprio l'appuntamento. Ci serve. Esatto, ti chiamiamo e ti diciamo guarda, questo giorno veniamo a prenderti e andiamo assieme al consulato romeno. Da lì possiamo partire per fare i documenti. Da lì poi di conseguenza capiamo qual è il prossimo. Si chiama tutta la procedura. Esatto, tutta la procedura. Esatto. Mi raccomando, quel giorno portati almeno dietro il codice fiscale, quello esatto. Che l'altra volta. Ci porti sia il codice fiscale sia la patente, non si sa mai, anche se è scaduta almeno ci sono i tuoi dati e sanno chi sei. Quindi che inizia a raccontarci esattamente che cosa gli è stato riferito dal consolato rumeno nel momento in cui lui da solo ha preso la bici e si è recato presso i loro uffici. Io ho cominciato a dire, non ce lo documenti, non possiamo fare, non ha risposto in un modo. Ma perché se ne approfittano, fidati, perché hanno talmente tante cose. Ma da ci sono tante santo, 300-400 figli. Esatto. E purtroppo in queste cose magari danno la priorità per persone che si trovano in una situazione diversa dalla tua, te lo dico senza pensare. Ma quindi hai tanti tipi, io ho detto magari spiegatevi quello che devo fare. Certo. Vi l'ho detto una volta, se avete una possibilità, vi ringrazio di cuore, non so se qualche volta nella mia vita vi posso ripagare. Questa settimana questi qua ti bastano. No, lo so. Non importa. Tu so già che tu domani prendi e vai a portare l'ottone e quelle cose lì. Quindi se tu mi hai dato una parola che mi puoi aiutare, io mi fido. Lo so, ma questo non lo faccio. Ma al di là di questo, questi qua mettili da parte, non stare a pensare. Te lo giuro che non mi servono. Non li voglio. Grazie. Tieni per questo. Non li voglio, dammi 10 euro, basta. 10 euro. 20 euro ti lascio loro. 20 euro. Lasciami almeno 20 euro. Io non ci voglio. Posso aiutare la mia. Ma non è debito, io non ne ho bisogno. Al di là di tutto ti però, se non li utilizzi ti ridò avanti. Non è che noi abbiamo salvato tutti quanti e non ti prometto nemmeno questo. Il fatto è che Michele, tu a differenza delle altre persone ci hai fatto capire che comunque vuoi riprendere in mano la tua vita. Le altre persone non hanno fatto altro che cacciarci, insultarci e cose così. Tu invece ti sei avvicinato a noi in modo
modo diverso, quindi non ti devi preoccupare. Però se hai bisogno di qualcosa, devi capire che a noi, cioè, ce lo devi dire, non devi avere paura. Se hai bisogno di qualcosa, chiami Dada o me, dopo ti lascerò anche il mio numero, e ci dici, guarda, ho bisogno di questa cosa, noi veniamo qua e te la portiamo. No, io ho bisogno. Lo so, ma io ho capito che tu fai anche difficoltà a chiedere qualcosa. Io ho capito questo. No, chiedere, perché io sono capace a lavorare. Io piango a 50 anni davanti alle persone. Ma va, smettila. Michele, sei anche troppo forte per la situazione in cui sei, sinceramente. Non so se altre persone avrebbero reagito così. Non credevo mai, mai, mai che poi venissi. Quando io sono stato lì fino alle 11, non potevo più accendere il telefonino, perché certo, voglio vestire, ho detto basta, mi volete credere? Certo, no? Posso? Oh Michele, allora dai, sei ripreso un po', dammi la mano, dammi la mano qua. Fai il sorrisino un po'. Dammi la mano. Non ti puoi niente di aspettare perché solo che vieni. Dai, speriamo che ti abbia fatto piacere comunque, almeno rivederci Michele. Cos'è, un no o un sì? È un no o un sì? È un doppio sì, ma Dio santo. Non so io a parlare la lingua italiana, quello che passo adesso io non l'ho visto mai nella mia vita, mai. Ricordo di lui perché lui sabato scorso non parlava niente, mi guardava così, ho detto, te lo giuro, pensando quando io l'ho visto, abbandonato di quello lì, ho un carino. Ovviamente questa settimana è passato troppo poco tempo, quindi ti abbiamo portato quello che potevamo. Però il prossimo passo fondamentale è il documento, come te l'avevamo detto la scorsa volta. Sei anche troppo bravo, Michele. Cioè, bravo nel senso. Bravo nel senso che se io mi trovassi in una situazione del genere, probabilmente ruberei. Probabilmente ruberei. Lo so, ma io probabilmente reagirei in una maniera diversa rispetto a te, andrei anche a rubare. Invece tu, da fin dall'inizio, hai detto no, io non faccio questo, non voglio farlo, non voglio farlo. Sei bravissimo per la situazione in cui ti trovi. Vi ringrazio di cuore, lo dico forse tutta la vita. Che carino, Madonna. Eh sì, volevo. Mai avuto cristallito, mai avuto questi regali, mai. Giusto così, Michele. Forza. Forza. Ci vediamo. Sabato prossimo. Ci vediamo se nella buzza. Ma va, smettila. Ascoltami, fai una cosa adesso, metti il giubbotto quello pesante. Oggi è sabato. Sì. Questo è leggero. Posso andare a discoteca? Stasera, grazie anche a te Michele, grazie per il tempo comunque, ci abbiamo passato assieme, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima, a inizio settimana ti chiamiamo, figurati, ciao. 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 Adesso avrà capito, penso, che vogliamo solo fissare, secondo me si è un sacco tranquillizzato da questa volta, perché comunque la seconda volta era proprio la conferma che voleva aiutarlo. Ragazzi, termina qui questo video, vi ringrazio di cuore se l'avete seguito dall'inizio alla fine. Settimanalmente cercheremo di darvi quanti più aggiornamenti possibili relativi a Michele. Ormai avete capito quali sono le qua è finito che dice tutto. Sì. O c'è l'altro video, ma perché no? O dopo? Quanti ce ne sono? C'è questo, e poi c'è questo, e poi partono... E partono... Ah, là. Qua è quando gli hanno trovato casa, no? Sì. Sì, sì, ma l'hai raccontato. No, fammi vedere più che altro che ho... Comunque, come... Cioè, come... Senti, hai preso questa cosa? Ho preparato a mangiare. Bellissimo. Cioè, veramente. Bello, eh? Molto. Bello, bello. Molto, molto bello, sì. Stai registrando? Sì, però sì, ho finito.